stato il mio partito dall'UDC, perché non condividevo appunto quello che accadde in quella notte, per poi riparare nella lista Caldoro ed essere qui oggi nella veste di consigliere regionale per poter parlare con voi di quello che è accaduto, ma soprattutto di quello che insieme spero riusciremo a far accadere. Intanto vorrei partire con una considerazione, dicendo che condivido la prima riflessione del sindaco De Angelis, perché effettivamente i libri che raccolgono lettere, che mettono insieme riflessioni su più temi, effettivamente corrono il rischio del disordine e rischiano di pagare l'assenza di un filo conduttore. Leggendo il libro di Peppino Galeani questo rischio non c'è, non l'ho riscontrato. E attraverso i fatti della politica, spaziando dal territorio alla giustizia, fino poi a passare ai temi di natura costituzionale, la mancanza di rappresentanza, e lo fa con il minimo comune denominatore della politica, della cultura politica. Ma tutto quello, il filo che tiene tutto ciò insieme, credo che sia un filo lungo, inossidabile e soprattutto credo indistruttibile, che è quello della cultura democristiana. Peppino scrive, leggo testualmente, una cultura dalle radici antiche, ma nuova in quanto capace di superare le contraddizioni e i guasti esplosi nell'ultimo ventennio, dal personalismo alla concezione proprietaria dei partiti e dei governi. Una cultura, quella democristiana, in Italia che è maggioranza nel nostro paese e lo è anche in Europa, perché la famiglia del PP è quella più numerosa e quella più ampia, e sullo sfondo quindi c'è anche la sfida, la nostra missione di oggi, che è quella, caro Peppino, cari amici, di recuperare il moderatismo, quel moderatismo che, come scrive bene Peppino, ci spiega, non è conservatorismo, non è assolutamente il rifiuto del nuovo per potersi andare, ma è anzi l'antitesi, si contrappone al massimalismo. Il moderatismo è la base dalla quale credo si debba partire per creare un'azione politica che punti al bene comune. Abbiamo il dovere di provarci, perché non dobbiamo dimenticare le nostre radici, non dobbiamo dimenticare da dove veniamo e soprattutto credo che abbiamo il dovere di indicare una direzione di marcia al Paese. Nel libro poi una serie di battaglie che appunto Peppino Galeani conduce da anni, a partire da quella sulla giustizia, e lo fa da uomo di diritto, da profondo conoscitore del diritto, e riesce a farlo soprattutto riuscendo ad essere sintesi tra l'esigenza di scrivere norme più attuali con l'esigenza di leggere la Costituzione. La riforma della giustizia va da sé, è un tema non più rinviabile nel nostro Paese, credo che il Parlamento prossimo abbia il dovere di individuare percorsi che siano concreti e risolti. Peppino, mi piace ricordare anche molto velocemente, anch'io sarò telegrafico, un passaggio che fai su Violante, avresti potuto dire tante cose, ma lo stile di Peppino è uno stile che con pochissime parole dice tanto. Potrebbe ricordare a tal proposito anche le sconfitte di una certa parte politica, non lo fa parlare i fatti, attraverso la rivincita di chi ha visto bene, le esposizioni di chi ha ragione, sostanzialmente fa parlare i fatti. La giustizia rappresenta una ferita aperta nel nostro Paese, paghiamo ancora le conseguenze del cortocircuito degli anni 90, i cui effetti sono ancora sotto gli occhi di tutti e che per certi versi tutti viviamo. I problemi non si risolvono da soli, quindi sulla giustizia è illusorio pensare che le difficoltà possano essere superate non occupandosi. Peppino Galeani invece di giustizia se ne occupa da sempre e da sempre ha indicato una direzione di marcia ben precisa, che punta alla separazione delle carriere e dei poteri, che è incollata al garantismo, che soprattutto difende i diritti e le garanzie della persona, nel rispetto chiaramente dei poteri, della divisione prevista dalla Costituzione, soprattutto senza confusione, ma soprattutto, consentitemi di dire, senza immaginare che ci possa essere un potere più forte.
poi diverse pagine sono, come pure si diceva prima, dedicate al referendum del 4 dicembre 2017, quello di Renzi, per essere chiari, per capirci. Peppino, prima di altri, credo che abbia visto e letto il pericolo di quel referendum. Tant'è vero che è stato tra i primi in Italia a recarsi da un notaio per costituire un comitato per il no. Condotto una battaglia di civiltà, come sempre, per difendere il paese e la sua democrazia, e soprattutto lo ha fatto senza agitare demagogia, parlando di argomenti concreti, non parlando per slogan. Evidentemente la sua non è stata una battaglia contro qualcuno, non è stata assolutamente una battaglia di retroguardia, ma è stata soltanto una vera e propria azione a difesa delle regole della rappresentanza, in poche parole dello Stato di diritto. E questa è stata un'attività che credo sia stata, come lo è, costantemente rivolta al futuro. Guardate, in questo libro, se per errore lo dovessimo leggere come un libro che raccoglie pensieri non attuali, sostanzialmente come un libro di ricordi, credo che sbaglieremmo profondamente, perché questo libro lo leggo, lo interpreto come un invito costante e continuo a fare, a rilanciare. In questi giorni vengo al tema di natura più politica, incontro e sento Peppino con più frequenza, insieme stiamo costruendo, ricostruendo, se così si può dire, l'UDC. È un tassello l'UDC per riproporre in una visione attuale il centro politico, il centro della politica, come lo definisce lui. E leggendo le pagine di questo libro ho letto le ragioni dell'impegno di Peppino e di tanti, e soprattutto in queste pagine ho compreso in modo sempre più compiuto la spinta ideale che muove Peppino e tanti amici come lui, come noi, a muoversi in questa direzione. La voglia di costruire un progetto che sia autorevole, che sia credibile, sostanzialmente un progetto serio. Come sapete, sono le buone ragioni che ci muovono all'impegno, che ci danno l'entusiasmo, ma credo che sia soprattutto l'obbligo che abbiamo nei confronti della nostra storia ad imporci di andare avanti in questa direzione. Il paese attraverso una crisi profonda, una crisi anche istituzionale che sembra non vedere la fine. Le famiglie e le imprese sono in profonda crisi e credo che è su queste paure, su queste difficoltà economiche che può attecchire il populismo, che non è assolutamente la risoluzione dei problemi, anzi è un male perché non risolve i problemi e dà, credo, spazio e rende protagonisti non quelli che vogliono risolvere i problemi, ma quelli che li elencano. Che cosa sostanzialmente diversa. Peppino, amici, in questi giorni ci incontreremo ancora e le cose che ci sono da fare sono tante, ci vedranno, credo, in maniera naturale, perché non dobbiamo inventarci nulla, soprattutto perché credo non dobbiamo, anzi dobbiamo essere fieri di non essere ex di nulla, perché credo che non ci siano ex democristiani, ci sono i democristiani che in questi anni hanno assunto anche posizioni politiche diverse, si sono collocati anche diversamente, ma sui grandi temi, sui grandi appuntamenti si sono ritrovati e il referendum è la prova completa. Oggi quindi dobbiamo ritrovare le ragioni dell'unità, lo dobbiamo fare su un progetto eterno. Chi ha scritto queste pagine, Peppino, ha voglia di trovare soluzioni e soprattutto di interfacciarsi con la società che è in continua evoluzione. Così come credo che chi è in questa sala stasera è venuto sì per ascoltare un amico autorevole come Peppino, ma credo che sia qui stasera anche per una certa forma di nostalgia, cerco di essere più chiaro, di essere comprensivo. Una nostalgia di un certo modo di stare nella società, una nostalgia di un certo modo di fare politica. E quindi credo, amici, che anche su questa nostalgia noi dobbiamo costruire. E vorrei concludere ricordando a me stesso quello che ha scritto l'autore del Piccolo Principe nel suo capolavoro, il quale dice: se volete che qualcuno costruisca una nave
per voi non fateli spaccare legna. Chi spacca la legna avverte la fatica e vede il realizzarsi della nave, la costruzione della nave come qualcosa sempre più lontano. Se invece volete che qualcuno costruisca per voi una nave, parlategli semplicemente della nostalgia del mare. Io credo che noi, amici, non dobbiamo far altro che metterci al lavoro. Grazie.